Avvocato, ma quanto rischio? È questa la domanda che mi fanno sempre i miei assistiti. E cioè, se il processo dovesse andare male, quanto si rischia in termini di pena? Te lo spiego in questo video. Ciao a tutti, io sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. In parole semplici, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. La domanda classica e comprensibile di una persona che si trova impelagato in un procedimento penale è: avvocato, ma quanto rischio? Avvocato, se venissi condannato, il giudice che pena potrebbe infliggermi? La pena erogata dipende da una serie di fattori, dalla gravità del reato, dalla condotta posta in essere, dalle aggravanti del caso, dall'intensità del dolo e da tante altre variabili. Ogni caso è a sé. In questo video però voglio spiegarti come funziona il calcolo della pena. Il computo dipende da due fattori: i numeri e i fatti. È un po' il discorso della matematica e della letteratura, come quando andavamo a scuola. C'era a chi piaceva più la matematica e a chi più l'italiano. In questo caso però le due materie si saldano e se vuoi salvarti, il tuo difensore dovrà da subito considerare i due aspetti, quello numerico e quello fattuale, che sono poi due facce della stessa medaglia. Bene, partiamo dai numeri. 1. Dovrai considerare che la pena va da un minimo fino ad un massimo, stabilito dalla norma giuridica. Ad esempio, la violenza sessuale ex articolo 609 bis Codice penale va da 5 a 10 anni di reclusione. Ma questo reato potrebbe essere inasprito dalle aggravanti, alcune con un aggravio pari a un terzo della pena ed altre che possono arrivare fino alla metà. Poi ci sono le attenuanti, che vedranno degli sconti di pena pari a un terzo, oppure altri ad effetto speciale, pari a due terzi. Se scegli poi un rito premiale, abbiamo uno sconto di un terzo. Allora, senza dare troppo i numeri, il tuo avvocato con la calcolatrice alla mano dovrà fare i calcoli per far quadrare il bilancio del tuo processo, della tua pena, della tua vita. Il calcolo è molto importante perché più bassa è la pena, più si applicheranno benefici di legge e più si allontanerà la possibilità concreta che tu vada in carcere. Bene, adesso parliamo dei fatti. I numeri che abbiamo dato devono essere riempiti di contenuti. E qui andiamo ai fatti. Ricorderai che abbiamo detto che il reato ha un minimo e un massimo di pena. Come abbiamo detto, il reato di violenza sessuale va da 5 a 10 anni di carcere. Da dove partirà il giudice? Il tuo difensore dovrà spingere il giudice, nella malaugurata ipotesi che dovesse esserci la condanna, a partire dal minimo della pena. Perché? Perché ad esempio la condotta non è stata invasiva o particolarmente allarmante. Ricorderai che abbiamo parlato di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. Bene, il tuo difensore, attraverso l'arma dell'argomentazione logica, dovrà spiegare e convincere il giudice che sul piatto della bilancia le circostanze attenuanti pesano di più rispetto alle aggravanti. Quindi il giudicante potrà concedere una pena più giusta e più congrua.
Ancora, stando al caso della violenza, se gli atti sessuali sono di minore gravità, pensiamo ad esempio a una mano sul seno, allora andrà addirittura concessa l'attenuante ad effetto speciale, quella appunto della minore gravità, che attenua il reato fino ai 2/3 della pena. Ebbene, facendo il calcolo abbiamo detto che la pena andava da 5 a 10 anni di reclusione, ma a conti fatti, in caso di condanna, se mettiamo insieme tutto quello che abbiamo detto, ovvero le attenuanti del caso, si potrà arrivare ad una pena finale anche al di sotto dei 2 anni di reclusione e si potrà chiedere al giudice come benefici di legge la pena della sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale. Così facendo si otterrà una pena giusta e non farà ingresso nel circuito carcerario. Quindi numeri e fatti andranno considerati prima di iniziare il processo. Come diceva Totò, è il totale che fa la somma. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un tuo mi piace e iscriviti al canale. Sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se desideri affidarmi il tuo caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.